È stato uno degli uomini più belli della vecchia Hollywood, affascinante, elegante, quintessenza dell'essere gentiluomo. Per molto tempo rappresenterà il prototipo ideale di uomo a cui aspirare per moltissime donne, ma anche fonte di ispirazione per gli uomini che ne apprezzavano la prestanza fisica e la fermezza di carattere. Esempio di virilità e mascolinità. Questo attore ha dominato la scena per un trentennio, interpretando da protagonista decine e decine di pellicole di successo. Era l'attore feticcio del grande cineasta inglese Alfred Hitchcock. Inglese di nascita, ma americano di adozione, lo scrittore Ian Fleming si ispirò a lui per il personaggio del suo romanzo, il mitico agente dei servizi segreti James Bond. È stato uno degli attori più apprezzati di sempre, specie dal pubblico, che gli ha sempre riconosciuto talento, dedizione ed eleganza. Ma è il pubblico femminile ad aver fatto di lui un vero divo. Quest'attore ha fatto sognare generazioni di donne adoranti, ma la sua vita sentimentale è stata tormentata e anche un po' affollata. E non sono mancate le voci di una sua presunta bisessualità. Un uomo all'apparenza forte e risoluto, ma che nascondeva un'anima fragile e tormentata. Benvenuti a The Hollywood Boulevard. Oggi vi parlo di Cary Grant. Archibald Alexander Leach nasce a Bristol, in Inghilterra, il 18 gennaio del 1904. Secondogenito di Elias James Leach ed Elsie Maria Leach. La sua era una famiglia della classe operaia che viveva in una casa popolare. Il padre Elias lavorava presso una fabbrica di vestiti. La madre Elsie era una sarta. Erano una famiglia al limite dell'indigenza. Vivevano in una casa senza riscaldamento e ogni inverno rischiavano il congelamento. Ma non era tanto quello a rendere l'atmosfera in casa a dir poco tetra. La sua era una famiglia profondamente infelice perché toccata da un lutto terribile. Quello del primogenito della coppia, morto il giorno prima di compiere un anno, John Williams Elias Leach. 4 anni dopo la coppia mette al mondo il piccolo Archie, ma la morte di quel fratello mai conosciuto era come un buco nero enorme dentro il quale i suoi genitori fluttuavano senza mai trovare pace. E la sua nascita, ahimè, non fece che acuire la distanza e il dolore per quella morte così precoce. I coniugi erano due mondi distanti e inarrivabili, ma fu soprattutto Elsie quella che più di tutti subì il trauma di quella perdita. Era una donna strana, Elsie, anaffettiva e allo stesso tempo piena di cure. Ad esempio, Archie non usciva di casa se non era perfettamente pulito, pettinato e ben vestito, cose non del tutto usuali a quel tempo. Era inoltre morbosamente ossessiva e iperprotettiva nei confronti del piccolo Archie e unica sua figura di riferimento, visto che il padre lavorava duramente in fabbrica e il resto del tempo lo passava a bere al pub. Quel figlio che il buon Dio volle donarle per riparare al suo dolore divenne quindi il centro dell'esistenza di Elsie. A lui insegnò a cantare e a ballare e con grandi sacrifici gli permise di prendere lezioni di piano. A volte lo portava al cinema a vedere i film di Charlie Chaplin, Roscoe Arbuckle e Mark Twain, e questo perché non voleva che finisse come il padre, ignorante, operaio e bevitore seriale. Elsie però quel dolore che cercava in tutti i modi di nascondere lo traduceva in un'impossibilità di amare pienamente quel bambino. Lo amava, sì, ma non sapeva come dimostrarglielo davvero. Quello che muoveva davvero Elsie era il suo immenso e incolmabile senso di colpa, perché quella morte l'aveva provocata lei, quella volta che per disattenzione schiacciò il pollice del piccolo William provocandogli una setticemia che lo uccise. Archie crebbe amando in maniera smisurata sua madre ed è per questo che quando un giorno tornerà a casa da scuola e non la troverà, il suo piccolo mondo smetterà di girare di colpo, crollandogli addosso. Sua madre, gli diranno, se n'era andata. Lo aveva abbandonato. I suoi cugini gli dissero che era partita per andare al mare. Anni dopo, Cary dirà, l'ho accettata come una di quelle cose inspiegabili tipiche degli adulti. Confidando però che prima o poi la madre sarebbe tornata a casa. Tuttavia, le settimane passavano ed Elsie non tornava.
Nessuno però si preoccupò di spiegare ad Archie di appena 10 anni cosa davvero stesse accadendo. Piano piano si rese conto che l'adorata madre non sarebbe più tornata, che l'aveva abbandonato. Quell'assenza creò in Archibald un vuoto enorme che non riuscirà mai a colmare del tutto. Era forse colpa sua se sua madre lo aveva respinto? Questa sarà per buona parte della sua vita la convinzione che gli impedirà di vivere appieno la sua esistenza e le sue relazioni sociali. Ciò che lo tormenterà per tantissimo tempo, lasciando dentro di sé cicatrici profonde e indelebili. Quello che il piccolo Archie ignorava è che la madre soffrisse di una grave forma di depressione che per questo fu ricoverata dal padre presso il Glenside Hospital, un sanatorio mentale dove rimase per i successivi 21 anni. Gli fu detto che la madre era morta e, pensate, solo a 31 anni venne a sapere che Elsie era ancora viva. A confessarglielo fu il padre sul letto di morte. In realtà Elias già da tempo aveva una seconda famiglia e forse chissà la presenza di Elsie era per lui di troppo e approfittando del suo stato depressivo decise di farla internare e per Archibald fu come riaprire vecchie ferite mai del tutto guarite. Dopo l'allontanamento della madre andò a vivere insieme al padre a casa della nonna paterna ma Elias, alcolista e anche lui profondamente depresso, quel suo figlio smarrito e confuso non saprà mai come farlo sentire amato e quando si sposò con quella con cui aveva una relazione parallela da tempo fu ancora peggio, in pratica non lo vide più. L'adolescenza Archie la trascorre bighellonando lungo i docks di Bristol, le grandi piattaforme da cui salpavano e attraccavano le navi, sognando un giorno di salpare su una nave come mozzo e andare via da Bristol. Era un ragazzino solitario che, contrariamente alla sua infanzia dove andava in giro sempre con i vestiti puliti e i capelli ben pettinati, sembrava sempre trasandato e trascurato. Nel 1915 vinse una borsa di studio per frequentare la Fairfield Grammar School di Bristol, anche se a malapena il padre poteva permettersi l'uniforme. Era uno studente davvero dotato, eccelleva negli sport dato il suo fisico atletico, ma ahimè era anche molto indisciplinato. Si fece ben presto la fama di piantagrane, non faceva mai compiti e in generale durante le lezioni era solito fare rumore e disturbare i compagni con stupidi scherzi. E quando ne fece una bella grossa, la Fairfield lo espulse. Archie fu beccato a sbirciare le ragazze in bagno, ma non solo, pare anche che avesse fatto da palo mentre due compagni di scuola tentavano un furto. Fu umiliato di fronte all'intera scuola e cacciato via dal reietto. Quell'episodio segnò la fine della sua istruzione, ma senza più l'obbligo della scuola, il giovane Archie era libero di andare e fare ciò che voleva e, come prima cosa, decise di non seguire il padre a Southampton, ma di rimanere a Bristol anche perché aveva scoperto il teatro. Sì, perché durante una visita al Bristol Hippodrome Theatre rimase affascinato dall'ambiente del teatro. Egli non lo sapeva ancora, ma quel teatro gli cambierà la vita. Non sapeva dire cosa l'attraesse di più, se la musica, le luci, il palco, la platea, il modo in cui la voce rimbombava sulle pareti del teatro. Sapeva solo che ne era fortemente attratto. Come prima cosa fece l'addetto che richiamava gli attori sul palco, in pratica strillava i nomi degli artisti. Poi se ne stava lì tra le quinte e il palco e davanti a lui passavano le più belle ragazze che avesse mai visto nei loro magnifici abiti di scena. Bellissime e irraggiungibili. Fu un'esperienza indimenticabile per lui. Bazzicando in quell'ambiente, Archie ben presto fece amicizia con un gruppo di ballerini acrobati, The Penders, e ben presto si unì alla compagnia come apprendista trampoliere con un contratto regolare controfirmato dal padre. E quando divenne bravo abbastanza, la compagnia gli chiese di partire con loro per un tour negli Stati Uniti. E potete solo immaginare la felicità di Archie, appena sedicenne, che vedeva avverarsi il suo sogno. Ma era minorenne e serviva l'autorizzazione di un genitore. E figuriamoci, Elias non gliel'avrebbe mai permesso. Così Archie decise di dare una spintarella al suo destino e falsificò la firma del padre. Dopotutto, non aveva bisogno della sua autorizzazione. Era troppo, ormai, che doveva contare solo su di sé. La nave salpò in direzione a New York. In quella stessa nave, un po' come segno del destino, viaggiavano i grandi del cinema e del teatro americano, Douglas Fairbanks e Mary Pickford, i reali di Hollywood, di ritorno dalla luna di miele.
Una volta giunti a New York, il giovane Archie si accorse di quanto fosse diversa da Bristol, così viva, palpitante, rumorosa e piena di stimoli. Lì scoprì il jazz, il Charleston, le ballerine di Broadway, le luci della città che non dorme mai. Era come sognare ad occhi aperti. Per 9 mesi i The Penders si esibirono all'Ippodrome di New York nello spettacolo Good Times e quando il tour finì fu chiaro per lui che tornare a Bristol non era più possibile. Sarebbe rimasto lì, negli Stati Uniti, quella che sarebbe diventata la sua patria di adozione. Il giovane Archie, quando non si esibiva a teatro, prendeva i suoi trampoli e si dirigeva a Coney Island, il regno dei Luna Park, e lì, tra famiglie in gita, bambini e zucchero filato, si esibiva come artista di strada, oppure promuoveva il parco divertimenti invitando la gente ad entrare, racimolando così i pochi soldi che gli servivano per mettere qualcosa sotto i denti. Sempre per arrotondare vendeva cravatte per strada, le aveva tutte impilate in una bella valigia e con il suo fare affabulatore faceva buoni affari. Ovviamente era illegale farlo, così quando adocchiava un poliziotto in lontananza, chiudeva lesto la valigia e se ne andava in giro normalmente mescolandosi alla folla di New York. Insomma, viveva di espedienti e la sua era una vita durissima. Un giorno Archie vide un annuncio su un giornale di inserzioni. Si cercava un attore anche emergente che fosse davvero attraente per una commedia alla vaudeville. Il vaudeville era un genere di commedia brillante, moralistico, satirico, che andava molto in voga intorno alla fine dell'Ottocento. Archie si presentò all'audizione, ma non aveva esperienza, aveva un tremendo accento, quello tipico del sud dell'Inghilterra, e un'andatura davvero strana. Ma la sceneggiatrice della commedia lo adorò. Il suo partner invece per niente, ma lei si impose e disse: «Senti, io lo voglio, è l'unico uomo davvero bello che abbia mai varcato quella soglia». Archie ebbe finalmente la sua grande occasione e da quel momento fece su e giù dai palchi di Mezza America facendo tantissimo teatro, musical, melodrammi, commedie e quell'esperienza lo formò tantissimo e soprattutto sviluppò le sue innate doti di attore di commedia di cui sarà un grande esponente. Ma quello a un certo punto non gli bastò più e la grande occasione arrivò proprio al momento giusto. Archie aveva appena terminato il musical Nicky e il suo nome, con tanto di elogi, finì dentro un articolo scritto da Ed Sullivan per il New York Daily News, che paventò per il giovanotto inglese una grande carriera nel cinema. Quella recensione stuzzicò quelli della Paramount, sempre a caccia di volti nuovi, che gli proposero un'audizione. Un giorno, così, il giovane Archie volò fino a Los Angeles e fece uno screen test per la Paramount. Era il 1929 e l'attore si apprestava ad entrare nel magico mondo di Hollywood. Ma non fu tutto così semplice perché quel primo screen test andò malissimo, fu un vero disastro e non passò il provino per una ragione a cui non credereste mai. Aveva le gambe arcuate, le sue ginocchia in pratica non si toccavano ma formavano un arco che risultava antiestetico. Ma non solo, anche il suo collo un po' taurino per gli esaminatori era davvero antiestetico. Per nulla sconfitto, Archie se ne tornò a New York dove accettò di girare un cortometraggio, Singapore Shoe, del 1932, e quello sarà il primo vero debutto sullo schermo e l'inizio di una delle carriere più di successo di tutta la storia del cinema. Archie decise di lasciare New York, stipò tutta la sua roba nella sua Packard di seconda mano e guidò fino a Los Angeles, la città delle grandi occasioni. Fece un secondo screen test per la Paramount e questa volta lo passò. La Major gli fece quindi un contratto di 5 anni per una paga di $450 alla settimana e un nome nuovo di zecca, Cary Grant. Per il nome volevano qualcosa che suonasse un po' come Gary Cooper e arrivarono al nome Cary Grant. Cary come il personaggio di Nicky, il musical di cui fu protagonista, e Grant fu scelto perché suonava bene. Un nome che da allora sarà per sempre associato a charme, eleganza e buone maniere, quintessenza di mascolinità e virilità. E la sua carriera prese subito il volo, proprio per quell'innato charme che emanava e ovviamente perché era straordinariamente attraente. Debutta al cinema nella commedia del 1932 This is the Night al fianco di Thelma Odd e Lily D'Amaita.
anni dopo, in un'intervista, dirà che quel ruolo, seppur piccolo, proprio non gli piaceva, perché doveva recitare nei panni di un uomo tradito dalla moglie e che reagisce in maniera fin troppo morigerata alla palese infedeltà della consorte, cosa per lui assolutamente poco credibile, e fu così contrariato da quel debutto che quasi tentò di stracciare il contratto con la Paramount e tornarsene a New York. La critica invece lo amò e lo individuò fra gli attori emergenti che avrebbero presto sfondato a Hollywood. Anzi, il futuro eroe romantico di cui le donne si sarebbero innamorate e ci presero in pieno. Le sue partner di scena saranno tantissime, tutte bellissime e carismatiche. Fra di loro anche Marlene Dietrich, in uno dei suoi primi film hollywoodiani girati dal suo Pigmalione von Sternberg, Venere bionda del 1932. Ahimè, non si trovò particolarmente bene a lavorare né con la Dietrich né con von Sternberg. Il clima era troppo teso sul set e la diva e il suo mentore spesso e volentieri si lasciavano andare a furiose liti in tedesco. In questo film Grant incarnava quello che poi sarà il tipo di personaggio più ricorrente nella sua carriera, ovvero un uomo che si distingueva per la sua mascolinità mai esibita con prepotenza e, mi dispiace tirarlo sempre in ballo, non quella alla John Wayne o, se volete, alla Robert Mitchum, di cui parlerò di certo. Un uomo sicuro di sé, in grado di incarnare perfettamente l'eroe romantico, il playboy dal cuore d'oro in grado di innamorarsi. Una caratteristica imprescindibile di Cary Grant è che quasi mai ebbe ruoli da comprimario. Egli era un leading man, ovvero il protagonista, ideale, e così sarà per quasi tutta la sua carriera. I suoi modelli di riferimento, sia nello stile di recitazione che nel modo di vestire e atteggiarsi, erano il grande Douglas Fairbanks, che aveva conosciuto 10 anni prima sulla nave che lo portò negli States, ma anche Noel Coward con la sua innata eleganza. Sì, è vero, egli si ispirerà a loro all'inizio, ma riuscirà nello stesso tempo a creare un proprio stile, lo stile Cary Grant. C'era in Cary un tentativo di nascondere le proprie umili origini. Sviluppò quindi quasi un'ossessione per gli abiti di sartoria fatti su misura, che esprimessero eleganza e raffinatezza, così come era ossessionato per la cura dei dettagli. I suoi capelli dovevano essere sempre perfettamente pettinati, con la riga di lato, sempre perfettamente sbarbato e con una abbronzatura direi perenne, che in qualche modo però lo fece invecchiare presto. Aveva anche dei curiosi vezzi, ad esempio non mandava mai fiori a nessuno, né mandava auguri o regali per Natale, non amava farlo per convenzione, per le occasioni, ma riempiva di regali gli amici con bigliettini curiosi del tipo «Ecco un regalo per oggi che è il lunedì», oppure chiedeva 25 centesimi per ogni autografo che faceva. Anche nella scelta dell'ambiente da frequentare fu scrupoloso e di certo preferiva la gente di un certo ceto sociale da cui egli, poco istruito e di scarse buone maniere, imparò per emulazione tutto quanto c'era da imparare in fatto di etichetta per essere un perfetto gentleman. Anche la sua immagine pubblica fu particolarmente curata. Ad esempio, evitava di fumare in pubblico, anche se, di fatto, agli inizi della sua carriera, egli arrivasse a fumare anche 2 pacchetti di sigaretta al giorno. Ma nessuno mai lo immortalò con una sigaretta accesa, ed era così inficiante per lui quel vizio che nel 1950, dopo averle provate tutte, si fece ipnotizzare. Funzionò e da allora non toccò più una sigaretta. Ma è nel 1933 che Cary Grant si farà davvero notare dal grande pubblico, recitando in 2 commedie di successo con la più celebre tra le sex symbol di Hollywood, la biondissima e bellissima Mae West, nelle pellicole Lady Lou e Non sono un angelo, tra i pochi film degli anni 30 a non essere stati intaccati ancora dalla pesante censura del tremendo codice ICE. Mae West, quando parlava di Cary Grant, dirà sempre di averlo lanciato lei nel mondo del cinema, anche se egli in realtà aveva già recitato con la Dietrich e Sylvia Sidney, e a questo proposito dirà che quelli erano solo dei test con delle starlette. In questo film c'è una delle citazioni più famose del cinema. «Perché non vieni su a trovarmi qualche volta?» Cary adorò lavorare con Mae, che era una donna straordinariamente dotata di humor, intelligenza e grande cameratismo, oltre che bellissima.
Al contrario della Dietrich, che, diciamolo, gli diede poco spazio, Mae West divise perfettamente la scena con Carrie, che era il suo coprotagonista ideale, elegante, raffinato e affascinante. Era lei, invece, la selvaggia e la mina vagante del film. La promozione del film però prevedeva che partecipasse a ogni singola iniziativa decisa dalla Paramount, anche quella più ridicola e imbarazzante, come quella in cui doveva quasi flirtare con una bambina nelle vesti di Mae West, super ammiccante, che si ritrova a ripetere la famosa citazione del film «Vieni su a trovarmi». Davvero imbarazzante, raccapricciante, rivisto adesso. Allora a tutti era sembrata invece una buona idea, un po' meno a Cary Grant, che accettò con grande riluttanza. Ad ogni modo, entrambi i film furono così di successo da salvare la Paramount dalla bancarotta. Cary Grant, proprio in quegli anni, scoprì che la madre era ancora viva e si trovava in un ospedale psichiatrico. Quell'evento sconvolse nuovamente la sua esistenza. Decise di tirarla fuori da lì e di comprarle una casa, dove andrà regolarmente a farle visita. Ma tutti quegli anni in cui aveva creduto di essere stato abbandonato avrebbero presto chiesto il conto. Il dolore provato non era qualcosa che poteva cancellare con un colpo di spugna, ma qualcosa con cui fare i conti prima o poi. Quel dolore mai espresso avrebbe distrutto la sua vita sentimentale per tantissimo tempo. Carrie si sposò per ben 5 volte. Si innamora la prima volta di Virginia Cheryl, diventata famosa per essere la fioraia cieca di luci della città di Charlie Chaplin, di cui ho fatto un video, lo trovate qui. Quello con Carrie sarà il suo secondo matrimonio. I due si conoscono sul set di un corto e si uniranno in matrimonio il 9 febbraio del 1934 presso la Kenston Hall di Londra. Sebbene sembrassero la coppia ideale, il loro fu un matrimonio assolutamente infelice, finito letteralmente nel fango. I due divorziarono neanche un anno dopo, nel 1935. Virginia accuserà il marito di essere estremamente ossessivo, geloso, fino ad arrivare ad essere violento. Anni dopo spiegherà il suo comportamento come diretta conseguenza della sindrome di abbandono che rovinerà tutti i suoi rapporti. Virginia chiederà al marito i benefit maturati con la Paramount, pari a $1,000 alla settimana. Nel frattempo però la carriera di Grant andava a gonfie vele e al personaggio affascinante e sornione unì anche l'elemento humor che diventerà il suo marchio di fabbrica. Nel 1936 la Paramount lo darà in prestito alla RKO per il film Sylvia Scarlett di George Cukor con Katharine Hepburn, ma ahimè sarà ricordato come uno dei più grandi flop degli anni 30, a fronte invece di una grande produzione. Il film racconta le gesta di Sylvia Scarlett, interpretata dalla Hepburn, un'artista donna che si mette nei guai e deve travestirsi da ragazzo per sfuggire alla polizia. In questo film Grant sfoggiò per la prima volta un accento cockney, che a dire il vero non era il suo perché a Bristol non si parla il cockney, che è invece un accento tipico della zona est di Londra, ma che riuscì a riprodurre abbastanza bene. E il suo personaggio era un po' lontano da quello suo tipico, cioè quello elegante, col vestito giusto, era molto più guascone e ironico. Il pubblico in sala si ritrovò a ridere delle sue battute, dando conferma che Cary Grant era un grandissimo attore brillante. Cary Grant, star della Paramount, però si rese conto che la Major non gli proponeva mai ruoli davvero interessanti, così nel 1937 prese la decisione di rescindere il contratto con la Major e divenne una delle pochissime star a non avere una casa di produzione di riferimento. Egli era un libero battitore e lavorava solo con chi gli proponeva ottimi copioni. In questo senso Cary Grant lavorerà praticamente con tutti, non avendo nessun vincolo con nessun grosso studio. Una libertà che non tutti gli attori potevano permettersi, anche se dopo il film Susie con Gene Harlow firmerà un doppio contratto con la Columbia Pictures e la RKO che gli offrivano la possibilità di scegliere i ruoli a lui più congeniali. Nel 1937 gira una delle sue commedie più celebri, L'orribile verità, una classica commedia cosiddetta screwball, ovvero del rimatrimonio, ovvero una di quelle situazioni in cui una coppia che sta per divorziare trova proprio nell'imminente disastro una ragione per ricominciare. Ovviamente il tutto in una chiave leggera e divertente. Ma questo film, che ebbe un grandioso successo, non fu così divertente da girare per Grant, perché fra lui e il regista per tutta la lavorazione
tirò una brutta aria. E questo perché il regista Leo McCarey aveva uno stile registico del tutto innovativo. In pratica gli attori non avevano un vero copione e inoltre McCarey sembrava non avere un metodo ben preciso per dirigere il film. E questo innervosì il cast che dopo 5 giorni di riprese iniziò a lamentarsi vivacemente con la produzione. Non avevano provato e tutto ciò che avevano come copione era una sorta di canovaccio con la storia, ma senza battute. Insomma, la situazione si fece parecchio tesa. L'attrice Irene Dunne era così frustrata che più di una volta scoppiò a piangere nel bel mezzo delle riprese e Carey era così nervoso che per poco non ebbe uno scompenso. Il culmine si raggiunse quando il regista fisicamente prese i due attori e fece quello che in teatro si chiama to block, cioè mimare perfettamente i gesti e predisporre la scena, lasciando in pratica poco spazio agli attori di agire, e a quel punto Cary Grant si rifiutò di girare la scena. Grant non era abituata a quel genere di regia. Alla Paramount erano tutti molto schematici nel modo di fare film. C'erano i copioni, si leggevano, si studiavano, si provavano e poi si girava. Qui invece era solo un grande caos. McCarey invece pretendeva che le battute fossero improvvisate per aumentare il realismo delle scene. In una scena Irene Dunne fu persino costretta a suonare il piano che suonava a malapena, senza aver mai provato il brano e senza saper leggere la musica. L'attore Bellamy invece dovette improvvisare una canzone su quella melodia improbabile e la Dunne, come sempre, terminò le riprese in lacrime. Dopo 8 giorni di delirio sul set, Cary Grant inviò una lettera al produttore che chiamò tutto ciò che non funziona in questo film. Al suo interno una sfilza di cose che secondo lui proprio non funzionavano e alla fine una richiesta formale di tirarsi fuori da quello che sembrava un disastro annunciato, offrendosi addirittura di girare uno o più film gratis per ripagare la perdita. Quando il regista lo seppe andò su tutte le furie e si rifiutò di parlare con Grant. Anche lui poi scrisse a Cohen, il producer, offrendo soldi di tasca sua affinché licenziasse Grant. Cohen li ignorò entrambi, allora Grant chiese di cambiare ruolo, quantomeno di imporre al regista una metodologia di regia più convenzionale. Cohen, ancora una volta, lasciò tutto per com'era. Eppure, amici miei, non si sa come, non solo venne portato a termine, ma fu anche una delle commedie più riuscite degli anni 30 ed ebbe un grande successo di pubblico e critica. In realtà quel metodo un po' strampalato di Leo McCarey alla fine fu in qualche modo compreso dagli attori che iniziarono ad abituarsi e a seguire agilmente le direttive del regista. Un tipo piuttosto strano, bisogna dirlo. Uno che, se la scena sembrava non andare da nessuna parte, si sedeva al piano e strimpellava un po' sui tasti fino a che non si faceva venire un'idea per sbloccarla. Sul set, poi, proprio per la totale improvvisazione delle scene, non mancavano le risate o le idee geniali che venivano a turno a tutti i membri del cast e che venivano inserite nel film. Fu un film davvero corale, fatto da ogni singolo membro del cast e della troupe. Qualcosa di assolutamente straordinario e irripetibile. Quello che era iniziato come il caos finì per essere un intensissimo momento di formazione per tutti, specie per Cary Grant che, grazie al fatto che doveva sforzarsi di trovare scamotage per il suo personaggio, riuscì a costruirlo da sé e a comprenderlo appieno nei suoi vari stati d'animo. Alla fine McCarey fu ringraziato grandemente da tutti e anche dall'Academy che lo premiò per la miglior regia. Ma parte della magia del film stava anche nella grande alchimia fra Cary Grant e Irene Dunne, che si trovarono così bene che lavorarono insieme per altri 3 film. In realtà pochissime attrici diranno di essersi trovate male con Cary Grant, lui era in grado di mettere a proprio agio tutte e sempre nel film L'orribile verità i due quasi facevano a gara chi trovava la battuta più comica da dire, poi si fermavano e uno dei due si avvicinava all'orecchio dell'altro e diceva: era divertente? Si fidavano l'uno dell'altro e tutto questo è assolutamente riprodotto sulla scena. Da quel film fu chiaro a tutti che Cary Grant fosse un fantastico attore brillante di commedie. Era divertente, ironico, accattivante e aveva tutta una gamma di gesti ed espressioni facciali davvero esilaranti. Nel 1938 torna sul set con Katharine Hepburn nel film Susanna, una classica commedia degli equivoci.
In questo film per la prima volta apparve la parola gay in riferimento all'omosessualità. Infatti nella scena in cui il protagonista è costretto a indossare un negligé femminile, alla domanda del perché fosse conciato in quel modo, il personaggio di Grant risponde: «I just went gay all of a sudden», cioè sono diventato gay improvvisamente. La censura non si accorse della parola e del suo chiaro riferimento all'omosessualità e non la censurò. Nel doppiaggio italiano invece se ne accorsero, e come, e la parola gay venne sostituita da pazzo. Susanna diventerà una delle commedie più importanti della storia del cinema. La fama di Cary Grant in quei ruggenti anni 30 fu assoluta. Egli dominò la scena e arrivò in un solo anno a girare ben 6 film, un vero record per uno che aveva iniziato a recitare solo nel 1932. In pratica divenne quasi impossibile non vederlo, anche solo di sfuggita al cinema. Con il film Ganga Dan del 1939, Cary Grant divenne, in un ruolo davvero duro, uno degli uomini più desiderati dell'intero Star System. Ma la commedia era la sua vera forma d'arte e lo dimostrò ancora una volta nel film La Signora del Venerdì, un classico della screwball comedy, del grande regista di commedie Howard Hawks, co-protagonista la brillante Rosalind Russell. Il film racconta le vicende di due ex coniugi, giornalista lei, editore del giornale dove lei lavora, lui. Un giorno la donna si presenta con il suo nuovo fidanzato dichiarando di volersi licenziare. Il suo ex marito tenta di impedire che questo accada con ogni mezzo. Alla fine i due scopriranno di amarsi ancora e torneranno insieme. Questo film è ricco di battute fulminanti, dialoghi frenetici e per la prima volta si introdusse l'afonia della presa diretta. Il film è così ricco di battute sparate a raffica che su una durata di 92 minuti il copione era lungo ben 191 pagine. In genere nei film sono presenti dalle 100 alle 150 parole al minuto. Nella Signora del Venerdì si arriva a sfiorare le 240 parole al minuto. Questo fu possibile anche perché spesso le battute si accavallavano, come avviene nelle conversazioni normali dove quando si è particolarmente infervorati si tende a parlarsi addosso, e per rendere intelligibili le battute di entrambi si inserirono diversi microfoni. Ma non solo, gli attori furono anche incoraggiati a fare quello che mai veniva concesso di fare, e cioè rompere la quarta parete e rivolgersi anche con uno sguardo direttamente alla camera. In una scena la Russell dice qualcosa che non era previsto nel copione. A quel punto Grant guarda dritto in camera ed esclama «Is she going to do that?», ovvero «Ha intenzione di farlo o lo farà?». Hawks adorò questa scena e non la tagliò. Il titolo originale del film è Is Girl Friday, che in realtà non ha il significato letterale di ragazza del venerdì, ma si riferisce all'espressione My Man Friday del romanzo Robinson Crusoe, e quindi in senso figurato sarebbe la sua schiava. Ma è un titolo assolutamente ironico, anche perché nel film i ruoli di genere sono totalmente scardinati. Sono gli inizi degli anni 40 e mentre l'America sembra consumare soldi e tempo nell'industria del cinema, in Europa si combatte e le bombe cadono, le città si distruggono e la gente muore. È la Seconda Guerra Mondiale. Anche Bristol, la sua città natale, viene devastata da numerosi raid aerei e, paradossalmente, proprio nel 1940, egli farà richiesta per diventare cittadino degli Stati Uniti. In molti diranno che lo fece per non essere richiamato in patria e partecipare alla guerra in quanto cittadino inglese. Quelle illazioni lo ferirono molto, anche perché si spese tantissimo per la causa. Devolse il suo salario per sovvenzionare le British War Charities, le fondazioni umanitarie inglesi, ma non solo, fece anche il rientro al suo paese a dimostrazione che non volle mai eliminare le sue radici. Ma egli amava l'America, gli aveva dato tutto quanto desiderava e il suo paese era per lui solo un luogo di ricordi dolorosi. Come molti suoi colleghi attori, anche lui andò al fronte per firmare autografi e tenere alto l'umore dei soldati, quando anche gli Stati Uniti vennero coinvolti nel secondo conflitto mondiale. La guerra, la depressione del paese, cambiò radicalmente anche il cinema e l'interesse per le commedie del rimatrimonio, cioè le screwball comedy, calò drasticamente. Cary si adeguò a quel cambiamento e nel 1941 girò Penny Serenade insieme a Irene Dunne, una delle sue partner preferite di sempre. Il film è un melò girato da George Stevens che racconta di una coppia che deve superare la perdita della loro figlioletta di soli 6 anni e ripercorre a ritroso tutte le tappe del loro matrimonio. Per questo ruolo Grant otterrà la sua prima nomination agli Oscar.
Piccolo spoiler, non vincerà mai neanche un Oscar, se non quella alla carriera nel 1970. Per quel ruolo, Carrie dovette scavare dentro di sé e la storia drammatica della sua famiglia, di sua madre e di quella perdita improvvisa e lacerante. E lo stesso dovrà fare per uno dei suoi film più importanti, e non per il film in sé, ma per uno degli incontri cruciali della sua esistenza, quello con il grande cineasta inglese Alfred Hitchcock. Al terzo film nel cinema americano con la pellicola Il sospetto del 1941. Al suo fianco l'attrice Joan Fontaine, sorella di un'altra famosissima attrice di Hollywood, Olivia de Havilland. Sospetto è il più classico dei film hitchcockiani, un noir psicologico ad alta tensione. Hitch, come veniva chiamato, vide in lui qualcosa che andava al di là della bellezza anche un po' rassicurante di Cary Grant. Anzi, Hitchcock individuò il potenziale di Grant come personaggio ambiguo e misterioso in grado di ingannare come il personaggio di Sospetto. La trama è semplice, un playboy che ama scommettere e che vive di espedienti riesce a sposare una ragazza timida e di buona famiglia, ma la fama di viver dell'uomo insospettisce la moglie e quando lei crede di scoprire un segreto su di lui teme anche che egli voglia ucciderla. Quindi tutto il film è permeato da questo alone di mistero, sospetto e ambiguità che spinge lo spettatore per tutta la durata del film a chiedersi «ma vorrà davvero ucciderla?». Hitch voleva in effetti che il personaggio di Johnny alla fine uccidesse davvero la moglie, ma il finale venne cambiato perché Cary Grant, per paura di rovinare la sua immagine, rifiutò di impersonare un assassino, a riprova del fatto che per lui l'immagine che si era fin lì costruita fosse tutto nella sua carriera. E se adesso gli attori sono ben disposti ad ampliare il ventaglio di personaggi da interpretare, nella Hollywood di allora i ruoli erano molto meno flessibili e difficilmente chi era noto per personaggi positivi aveva il coraggio di cambiare registro, perché il pubblico non l'avrebbe accettato. E questo, se ti chiamavi Cary Grant, valeva molto molto di più. Nel 1942 incontra quella che sarà la sua seconda moglie, la ricchissima e affascinante Barbara Hutton. Barbara era un'ereditiera e regina dei salotti. Si distinse per le sue attività di filantropa durante la Seconda Guerra Mondiale, ma deve la sua fama soprattutto al suo stile di vita estremamente dispendioso. Definita con tagliente ironia «the poor rich girl», cioè la povera ragazza ricca. Perché dietro l'apparente perfezione della sua vita ebbe un'esistenza sentimentale disastrosa. Si sposò 7 volte e altrettante volte divorziò. Carrie, in particolare, sarà il suo terzo marito. I due si sposarono nel 1942 e in tanti dissero che il loro non fu un matrimonio d'amore, ma di interesse, tanto che qualcuno affibbiò all'attore l'odioso nomignolo di Cash and Carrie, cioè un gioco di parole che deriva da Cash and Carrie, cioè paga e porta a casa. In realtà i due stipularono un contratto prematrimoniale, tra le cui clausole c'era quella che qualsiasi cosa fosse accaduta, egli non avrebbe beneficiato in alcun modo della sua fortuna. La loro relazione, vissuta nella magione di Bellagio Road a Bel Air, durò poco, 3 anni appena. I due divorziarono nel 1945, ma rimasero per sempre grandi amici. Cary non riusciva in alcun modo a superare le sue paure e, dopo un periodo di grande amore, iniziava a defilarsi dai rapporti. Barbara racconta che spesso organizzava delle cene con gente di un certo calibro, ma Cary non era mai a suo agio con gli amici di Barbara, tanto che spesso non finiva neanche la cena, abbandonava tutti e si rifugiava in camera ad ascoltare la radio. Esisteva in Cary una sorta di sdoppiamento tra ciò che era lui davvero dentro, con i suoi dolori e le fragilità, e ciò che aveva programmato di essere, l'immagine pubblica del grande divo, e faticò tantissimo per tenere questi due sé ben separati. Nel 1944 è il protagonista di una delle commedie più famose della storia del cinema, Arsenico e Vecchi Merletti di Frank Capra, una classica black comedy di Broadway riadattata al cinema, non senza qualche taglio rispetto alla versione teatrale. Il film in realtà venne girato nel 1941, ma uscì solo nel 1944, quando Broadway non l'ebbe più in cartellone. La commedia racconta di Mortimer, scrittore che scopre che le due anziane zie amabili e simpatiche sono in realtà delle assassine seriali che uccidono gli inquilini a cui affittano delle camere a colpi di sambuco corretto con del veleno.
I cadaveri di questi poveri malcapitati sono tutti ben nascosti nella cantina di casa, definito Canale di Panama, ben occultati da Teddy, fratello di Mortimer, a cui manca qualche venerdì, e che si crede Teodoro Roosevelt. Il film quindi si snoda fra i tentativi di Mortimer di mettere fine a quell'eccidio, fra colpi di scena e rivelazioni. Il 1946 gira il suo secondo film con Hitchcock, Notorious, tra i migliori thriller della storia del cinema. Al suo fianco la nuova star di Hollywood, Ingrid Bergman, attrice svedese e futura moglie del cineasta italiano Roberto Rossellini. I due legarono moltissimo sul set, al punto che Grant mise da parte il suo solito umore ballerino e aiutò moltissimo Ingrid, impaurita di fronte a Hitchcock, nonostante avesse già girato con lui un film. Quel legame fu evidente anche sullo schermo. Devlin e Alicia, i protagonisti del film, saranno una delle coppie leggendarie del cinema e le loro scene d'amore così autentiche e divinamente recitate faranno sognare il pubblico. I 3 minuti di bacio ininterrotto del film Notorious faranno la storia del cinema. Quello sarebbe stato l'inizio di una lunga amicizia. In realtà anche l'atteggiamento di Hitch fu insolito nei confronti della star del film. Egli era notoriamente molto duro con le sue attrici, al limite dell'abuso, ma Ingrid era un'altra cosa ed egli ne era così affascinato, quasi innamorato direi, da permetterle di avere una posizione davvero insolita per chiunque lavorasse con il regista. Egli la volle infatti come sua più stretta collaboratrice per il film. Riuscì persino a mettere in dubbio la visione di Hitch nei confronti della protagonista, ma questa è proprio un'altra storia, non divaghiamo e torniamo a Carrie e alla sua movimentata vita sentimentale. È il 1947 e durante uno dei suoi tanti viaggi a Londra, un giorno incontra una giovane ragazza e aspirante attrice, Betsy Drake. Quando si incontrarono, lei era sul palco ad esibirsi, lui in platea ad ammirarla. Accanto a lui c'era la sua buona amica Merle Oberon, che fu spedita da Grant per andare nei camerini di Betsy per invitarla a cena. Ritornarono insieme in America a bordo della lussuosissima Queen Mary ed erano già follemente innamorati. Fu grazie a Grant che la giovane Betsy ottenne un contratto con la RKO e insieme lavoreranno al suo primo film, la commedia romantica Ogni ragazza vuol marito del 1948. Quell'esperienza insieme sul set cementificò il loro rapporto, tanto da far esclamare a Grant una frase per lui inusuale: «Sono vicino alla felicità». E i due nel 1949 convolarono a nozze. Il matrimonio durerà 12 anni e tra i 5 di Carrie sarà quello più duraturo. Stare con Betsy lo arricchì profondamente, anche perché Betsy aveva tantissime passioni coinvolgenti come la fotografia, la psicologia e lo coinvolse in pieno, proprio lui così scarsamente istruito. Ma torniamo alla carriera di Carrie. Il film successivo, Era uno sposo di guerra, di Howard Hawks con Anne Sheridan, fu quasi fatale a molti membri del cast e della troupe, compreso Cary Grant, che si beccò un'epatite. Anna Sheridan fu colpita da pleurite che si trasformò in polmonite e anche il regista soffrì di una strana forma di orticaria. A causa di queste sciagure la produzione si fermò per ben 3 mesi, al termine del quale l'aspetto di Grant e della Sheridan era nettamente diverso, erano entrambi emaciati. Grant arrivò a perdere 10 kg e aveva un aspetto non del tutto sano. La sindrome dell'abbandono di Cary Grant si traduceva anche nella sua carriera e nella paura di perdere improvvisamente tutto. Così quando i film andavano bene, il suo umore era alto, se fallivano invece meditava il ritiro. Accade con un film in particolare, una classica commedia romantica con Deborah Kerr, La sposa sognata. Sulla carta la ricetta per il successo, nella pratica un totale disastro che terrorizzò Grant. Che fosse iniziata la sua parabola discendente? A risollevarlo da quel senso di frustrazione arrivò il buon vecchio Hitch, che gli propose di essere il protagonista di Caccia al ladro del 1955, uno dei film più divertenti di Hitchcock, ma anche quello con meno elementi tipici del famoso maestro del brivido, come gli elementi di suspense, e protagonista femminile in una delle sue ultime pellicole, la futura principessa di Monaco, Grace Kelly, attrice feticcio di Hitchcock, che con lui girò Delitto perfetto.
Il film venne girato in Costa Azzurra e tra le scene più famose c'è sicuramente quella dell'inseguimento in spider lungo i tornanti della Moyen Corniche che sovrasta il Principato. 30 anni dopo, su quelle stesse curve, la principessa di Monaco troverà la morte in un terribile incidente stradale. Quel film fece ripartire la sua carriera, ma non spense la sua inquietudine, che ormai non riusciva più a tenere a bada e di cui risentiva anche il suo matrimonio. All'indomani dalle nozze, Carey era già diventato sospettoso, geloso e possessivo. Era più forte di lui. Temeva così tanto di perdere ciò che amava che ne diventava ossessionato. Anni dopo, Betsy dirà: Carey ha inghiottito la mia vita e ho perso me stessa nel tentativo di rassicurarlo e compiacerlo. Venne mortificata anche nel suo desiderio di avere figli. Carey non faceva che ripeterle di essere troppo egoista per avere bambini. E Betsy mise da parte quel desiderio. Poi però arrivarono le infedeltà. Era il 1956 e Betsy si trovava in Spagna sul set di Orgoglio e Passione, lì dove stava girando il marito, insieme a una giovane e stupenda attrice italiana da poco lanciata nel cinema di Hollywood, Sophia Loren. Il matrimonio tra Carey e Betsy iniziava a scricchiolare e a Betsy non servì molto per capire che il marito era completamente rapito dalla Loren. Non aveva occhi che per lei e capì che fra i due c'era una relazione. In realtà la Loren non confermerà mai di aver avuto una storia con lui, anzi pare che lo abbia rifiutato perché stava già con Carlo Ponti, già sposato tra le altre cose. Ad ogni modo Betsy, dopo qualche giorno sconfitta e tremendamente triste, lasciò la Spagna e si imbarcò per New York sul transatlantico Andrea Doria, che però fece naufragio per l'impatto con un'altra nave. Betsy fu tra i pochi superstiti del disastro. Le cose col marito andarono peggio quando Carey le comunicò che Sofia avrebbe lavorato con lui in un altro film, Un marito per Cinzia, su soggetto e sceneggiatura della stessa Betsy. Era una sua creatura quella, creata e pensata da lei, e sapere che la sua protagonista sarebbe stata interpretata da quella che considerava la sua rivale, cioè l'amante del marito, la ferì in un modo insopportabile e da quel film si discostò, non volle saperne niente. Fu la fine di tutto. La bella favola finì nel peggiore dei modi. Carey dovette di nuovo riattaccare i pezzi della sua esistenza, ma questa volta fu più dura del solito. Non capiva più chi fosse realmente perché sentisse sempre un dolore sordo impedirgli di vivere la sua vita appieno. Era quell'assenza, quell'abbandono a non lasciarlo mai in pace. Per tanto troppo tempo non era riuscita a guardare indietro, a individuare il momento in cui tutto per lui era cambiato. Quel castello di perfezione, lo sentiva, si stava sgretolando sotto di sé. Egli che si era inventato e sullo schermo funzionava meravigliosamente, quando le luci si spegnevano, tornava a essere il piccolo Archie, il bambino abbandonato e respinto dalla madre, che reclamava di uscire e vivere la sua vita. Ma per molti quel suo volersi reinventare non era legato solo al suo sentirsi a disagio per le sue umili origini, ma anche per nascondere la sua bisessualità. E quindi lui diventa l'eroe romantico, avventuroso, che salta giù dagli aerei, che protegge le donne, per discostarsi il più possibile da Archibald, attratto dalle donne, ma anche dagli uomini. La sua prima relazione omosessuale risalirebbe ai suoi anni newyorkesi, quando divideva il suo appartamento a Greenwich Village con un aspirante costumista australiano, futuro premio Oscar, George Horry Kelly. Sarà lo stesso George nelle sue memorie a ricordare quegli anni insieme ad Archie, come era conosciuto allora. I due si incontrarono nel gennaio del 1925. Archie era uno squattrinato attore, George invece aveva una casa e aveva già un'ottima posizione, e in poche settimane andarono a vivere insieme. Con sé portò solo una piccola scatola che conteneva tutti i suoi averi. Archie era così povero che si ammalò per mancanza di cibo, nutriente e condizioni igieniche pessime. Fu lo stesso George a pagare le cure a quel ragazzo devastantemente bello, come ricorderà. George non dirà mai che lui e Archie fossero una coppia, ma scriverà sibillino: «Odiavo la sua passione per le donne bionde, ma sapevo anche che alla fine sarebbe tornato da me». Quando Archie diventerà Cary Grant e firmerà per la Paramount, George disegnerà gli abiti per Ingrid Bergman nel film Casablanca, ma la loro relazione inizierà a scricchiolare per via delle uscite di Grant con altre donne
era già iniziata la sua trasformazione e la storia finì poi nel peggiore dei modi. Ma quella con George non sarebbe stata l'unica relazione omosessuale di Carrie. Un altro uomo avrebbe lasciato il segno nella vita del divo, l'attore Randolph Scott. Scott proveniva da una famiglia ricchissima, era bello e atletico e grande amante degli sport. La sua carriera cinematografica non è memorabile, ma di certo dignitosa. Ma il nome di Randolph è indissolubilmente legato a quello di Cary Grant. I due si incontrarono nel 1932 sul set di Hot Saturday e poco dopo iniziarono a convivere nella villa di Grant a Malibu. Una convivenza durata parecchi anni che naturalmente contribuì a diffondere la voce che i due fossero amanti, nonostante la tranquillizzante presenza di mogli o fidanzate. I due si facevano immortalare insieme volentieri in varie occasioni, in vestaglia da camera, in piscina, seduti sul trampolino o ancora in giardino tra i numerosi cani che i due amavano. A Hollywood tutti sapevano della loro storia. Ciò che contava era che la verità però non uscisse mai dagli studios e dai salotti della gente di spettacolo. Anche perché a quel tempo essere gay equivaleva a essere comunista e le rispettive majors avevano pagato profumatamente i giornalisti, specie le più gossipare tra di loro, Edda e Luella Parsons, perché non si interessassero troppo della vita sentimentale dei due attori. Non solo, come fu per Rock Hudson, Carrie si sposò con la prima moglie, l'attrice Virginia Cheryl, proprio nel periodo iniziale del legame con Randolph, nel 1934, e in molti dicono che fu una mera copertura per mettere a tacere i pettegolezzi. Di certo, Carrie e Randolph convissero a lungo, c'è chi dice per 10 anni, mentre il regista George Cukor sostenne addirittura per 15. Un giorno però la loro storia rischiò di venire fuori nel peggiore dei modi. Si dice che un giovane aspirante attore di provincia appena approdato a Los Angeles partecipò una sera a una delle tante serate goliardiche con cui Carrie e Randolph amavano sollazzare se stessi e i loro ospiti. Tutti reclutati, si dice, tramite una specie di agenzia che per quelle particolari occasioni recuperava attori carini e freschi e pronti a tutto pur di sfondare. L'aspirante attore di cui non sappiamo il nome prese parte a una di queste feste e, sottoposto alle avance più tremende, dice lui, secondo i suoi racconti, fu poi costretto a sottostare le voglie dei colleghi più anziani. Cose francamente irripetibili, ma potete immaginare. Alla fine il giovane attore riuscì a scappare, ma c'è un ma. Pare che qualcuno delle major, in cambio del suo silenzio, gli promise una sfolgorante carriera. E chissà se è vero. Ad ogni modo, ad un certo punto, quel suo passato venne a galla con prepotenza, rendendolo infelice. Doveva fare qualcosa. Si avvicinò così alle discipline orientali, praticò lo yoga e l'ipnosi, ma erano palliativi, pannicelli caldi che non gli davano sollievo, a parte forse quello di smettere di fumare. E poi, tramite Betsy, che li aveva provati per superare la fine del loro matrimonio, scoprì i viaggi acidi, quelli che faceva assumendo LSD. E, amici, qualcosa in lui si risvegliò di colpo. Il suo subconscio defluì da lui, facendogli vedere tutto in maniera così vivida da poterla toccare. Egli stava uccidendo la madre attraverso le sue relazioni fallimentari, stava punendo le donne che lo amavano e che lo avevano amato per ciò che la madre aveva fatto a lui. O questa è la spiegazione che egli si dà, ragazzi miei. Diamogli il beneficio del dubbio. E un giorno, dopo settimane di trattamento, la sua mente era pulita, cristallina, e si disse: «Umanità, sei la benvenuta». Era guarito. Carrie iniziò a fare cose che non faceva quasi mai, come apparire in eventi pubblici, ma nel 1957 accettò di ricevere l'Oscar per conto della sua buona amica Ingrid Bergman, candidata per il film Anastasia, Oscar che poi vinse. Egli fu l'unico a rimanerle vicino dopo che l'intera Hollywood la ripudiò perché aveva osato lasciare marito e figlio per vivere a Roma accanto a Rossellini, una cosa che Hollywood non le perdonò mai. I due gireranno un altro film insieme nel 58, Indiscreto. Per questo film riceverà il suo primo Golden Globe della sua carriera e la pellicola sbancherà il botteghino. Era ancora sulla cresta dell'onda. Ma è nel 1959 che Cary Grant dimostrerà di essere il più grande fra i leading men della sua generazione e sarà di nuovo per quel geniaccio di Hitchcock che cucirà per lui il vestito perfetto da indossare, quello del protagonista di una delle spy story più assurde, intricate, appassionanti, divertenti e irriverenti di tutta la storia del cinema,
Intrigo internazionale. Un film imprescindibile per chi ama il cinema e capolavoro indiscusso del cineasta inglese. Questi due inglesacci, così diversi nell'aspetto e nella personalità, insieme costituivano una miscela esplosiva e fecero la fortuna l'uno dell'altro. Nel 1960 mise a segno un altro successo di botteghino con la commedia Operazione Sottoveste, insieme ad un altro mattatore delle commedie americane, Tony Curtis. Cary Grant si confermò un grande attore brillante in grado di suscitare risate grazie al suo stile ironico e sornione. Ma ci avviciniamo alla fase finale della carriera di Cary Grant, ormai sessantenne, che nel 1963 girerà una avvincente spy story, Charada, con la star del momento, l'incantevole Audrey Hepburn. I due si trovarono molto bene insieme, eppure la differenza d'età fra i due attori preoccupò molto Cary Grant perché si riteneva troppo anziano per poter avere una relazione sullo schermo con una ragazza così giovane. Temeva moltissimo le critiche del pubblico e non voleva arrivare alla fine della sua carriera recitando dei ruoli che lo rendessero patetico o ridicolo. La critica invece accolse bene la pellicola, arrivando a dire che fosse il miglior film alla Hitchcock non girato da Hitchcock. Cary Grant però era stanco, non solo di recitare, ma anche di quel suo personaggio dell'uomo rispettabile, suadente, irrimediabilmente gentleman, elegante e sofisticato. Talmente stanco che proprio per i suoi due ultimi film decise di stravolgersi e di essere più audace e coraggioso nella scelta dei personaggi da interpretare, come nel film Il Gran Lupo chiama a fianco di Leslie Caron. In questo film Cary era sporco, barbuto, sudato, con la barba incolta, non aveva la sua divisa di ordinanza, il vestito di alta sartoria, parlava in maniera sboccata, era rozzo e ignorante. Era come nudo e per la prima volta libero di non essere Cary Grant, ma solo un attore che interpretava un ruolo. Ma il pubblico non lo capì e soprattutto non lo accettò. Ma come? Cary Grant sporco, sudato e con la barba? No, ma non scherziamo. Egli però ne fu profondamente deluso ed era soprattutto stanco, stanco e sfiduciato. Il pubblico non gli perdonò quella caduta di stile e lui punì il suo pubblico, ritirandosi dalle scene per non ripensarci mai più. Il suo ritiro coincise anche con un evento per lui inaspettato e che lo cambierà profondamente. Diventerà padre di una bella bambina a cui darà il nome di Jennifer. La figlia è il frutto della relazione fra lui e l'attrice Diane Cannon, di 33 anni più giovane di lui. I due si sposarono nel luglio del 1965, ma neanche questo matrimonio era destinato a durare, anzi durò molto poco e nel 68 i due erano già divorziati. Ma la presenza di Jennifer nella vita di Cary mette tutto in secondo piano, carriera compresa, appunto da girare il suo ultimo film Cammina, non correre del 1966 senza mai più voltarsi indietro. Lo farà senza rimpianti perché, come dirà spesso, niente era comparabile alla gioia di una nuova vita, di certo non i film. Della figlia dirà: «La mia vita è cambiata da quando Jennifer è nata. Sono arrivata alla conclusione che siamo a questo mondo per mettere al mondo persone, per lasciarci qualcosa dietro, non i film, perché non penso che i miei film rimarranno quando non ci sarò più, ma un altro essere umano, quello conta davvero». Ad ogni modo, l'ormai settantenne Cary, padre felice e realizzato, nel 1981 sposerà quella che sarà la sua ultima moglie, Barbara Harris, una PR di un hotel britannico di 47 anni più giovane di lui, ormai ottantenne. I due si incontrarono la prima volta nel 1976 al Royal Lancaster Hotel di Londra, dove lei lavorava e lui stava partecipando a una conferenza della Fabergé, quella delle famose uova. Quelli con Barbara sono stati, a detta di tutti, i suoi anni più felici. Il suo ritiro dalle scene non gli impedì di continuare a concedersi al suo pubblico. Ecco perché gli anni Ottanta coincidono anche con un nuovo capitolo della sua carriera, quella in cui era semplicemente se stesso. Ecco perché nasce Conversation with Cary Grant, un one-man show dove l'attore si concedeva al pubblico rispondendo alle domande della gente. Di questo show venne fatto un vero e proprio tour che per molto tempo lo porterà in giro per gli Stati Uniti. Anche la mattina del 29 novembre del 1986 Cary Grant si stava preparando per il suo show. Si sarebbe tenuto all'Adler Theater di Davenport, nell'Iowa. Sembrava un pomeriggio come tanti, quello in cui l'attore giunse al teatro, ma non lo sarà.
Grant era stanco e confuso. L'attore, professionale come pochi, pur non sentendosi bene, proseguì con le prove, ma improvvisamente ebbe un malore. Venne portato nel suo camerino e un medico accorse subito per visitarlo. La sua pressione era schizzata alle stelle, non c'erano dubbi. Aveva avuto un infarto, da cui però non si riprenderà più. Morirà quella stessa sera alle 20:45 dopo un brevissimo coma. Se ne andava uno dei più grandi attori della storia del cinema, protagonista assoluto di un trentennio di cinema hollywoodiano. Pochi premi per lui, nessun Oscar tranne quella alla carriera quando l'Academy, quasi volendo riparare al fatto che in 35 anni non l'avesse mai premiato, glielo consegnerà con tante cerimonie, ma di cui mai si fece un vero cruccio. Dopotutto, come diceva sempre, gli attori belli non vengono premiati quasi mai. La sua morte lasciò tutti attoniti. Il New York Times in un editoriale scriverà: «Uno come Cary Grant non dovrebbe morire mai». Il suo corpo venne cremato e le sue ceneri disperse nell'Oceano Pacifico. Nessun funerale per lui, come disposto da egli stesso. Il piccolo Archie mai avrebbe immaginato di vivere una vita così lunga e piena di passione, talento, amore, dolore e riscoperta di sé. Mai avrebbe immaginato che a 40 anni dalla sua morte la figura di Cary Grant sarebbe stata ancora così presente nel nostro immaginario, proprio lui che pensava che i suoi film non sarebbero sopravvissuti. Mi piacerebbe potergli dire che si sbagliava, che non è così, che i suoi film gli sono sopravvissuti, e come. Ed eccoci alla fine di questo straordinario percorso di vita. Ho trovato appassionante la vita di quest'uomo. Ditemi che ne pensate voi. Quante ne sapevate su di lui? Mi spiace se ho tralasciato qualcosa, ma quest'uomo ha fatto così tanti film che era impossibile citarli senza tralasciare altri aspetti della sua vita. Se avete aneddoti sui suoi film che conoscete o che sono legati, diciamo, alle vostre famiglie o altro, scrivetemeli nei commenti. Sono sempre molto contenta di leggerli. Grazie di avermi guardato, iscrivetevi per non perdervi altri video, seguitemi su Instagram se volete alla pagina Angolo del Crimine e ci vediamo qui a The Hollywood Boulevard. Ciao!